Ciao a tutti, questo qui è un esperimento che sto facendo. Praticamente sto facendo dei video in realtà virtuale 3D. Ovviamente non ho una telecamera a 360 gradi e non ho una telecamera a 360 gradi 3D, ma ho solo una telecamera 3D, come vedete questa qua. È una Aptec, una telecamera un po', diciamo, che quando era nuova era quasi bella, era quasi un giocattolo, anzi, a dire la verità. Adesso che è vecchio non è neanche un giocattolo, però fai video in 3D e questa è una cosa che a me serve moltissimo per fare questo esperimento. E quando uno fa il 3D deve fare queste cose qui, se no che cosa che 3D è. Come potete vedere alla mia destra e alla mia sinistra ci sono delle scritte, l'ambiente è ancora un po', diciamo, così perché ho fatto delle immagini statiche, perché fare un rendering di un video in 3D a 360 gradi è possibile con Blender. Ma è lunghissimo, io non ce la faccio a farlo perché il mio computer è vecchio, perciò questo è diciamo un po' una cozzaglia di tentativi. Ecco, questa è la presentazione di questo nuovo tipo di video, lo metterò davanti ad ogni video che metterò su YouTube. Sono video che avevo già messo, hanno avuto poche visualizzazioni perché era in 3D, ma il video 3D non lo guarda nessuno. Speriamo che la realtà virtuale qualcuno la guardi, perché è veramente una cosa molto bella, è veramente molto interessante. La chiudo qui per farla breve e così almeno ho anche meno tempo di stare a montare i video. Grazie per avermi seguito fin qui. Seguite tutto il resto del video e iscrivetevi al canale anche per i video non 3D, specie per quelli di Milano Misteriosa che sono veramente qualcosa di... dovete vederli. Guardate tutti i miei video, tranne quelli che fanno tante visualizzazioni, perché quelli sono quelli che amo di meno. Io amo quelli piccoliti, quelli nascosti, quelli che non guarda nessuno. Beh, la chiudo qui, ciao e grazie. 3D, per forza.